Ehi, ti avevo detto di pulire, non di ciucciarti il manico. Pulisci, brava, pulisci bene, ma non il tuo piedino, il divano, brava, pulisci. Pulisci qui, bene, vedi che è tutto pieno di peli. Bravissima, guardate che brava aiutante che ho. Cosa stai facendo adesso? È un peluchio, amore, quello. È un peluchio, amore. Che cos'è? Sei un po' schizzinosa, eh? È un peluchio della maglia. Brava. Bravissima, amore mio. Tu sì che aiuti la tua mamma. Cosa vuoi? Ma questi sono quelli che ho strappato. Che ti frega di questi che li devo buttare? Eh? Guarda la faccia. Faccia schifata. Hai finito di spiarmi? Hai finito? Eh? Hai finito di spiarmi? Qui stai ferma. Devo passare tutto il divano. Questa è la nostra routine del mattino con le gatte. Mi avete detto di mettere il telo per proteggere il divano. In realtà, ragazzi, loro si infilano sotto il telo, quindi mi ritroverei a dover passare il rullo sia sul divano che sul telo. Guardate qua, non ce la fa neanche più, aspettate che cambio. Stavo dicendo che ho dovuto cambiare la pellicola perché non attaccava più. Di solito questa cosa la faccio prima che si svegli Angelica, ma stamattina si è svegliata molto presto. Ah sì, la bottiglia della Coca-Cola è l'amica di Angelica, avrà 2 settimane, ma non vuole che gliela tocchiamo, assolutamente. Ovviamente non è che la beve, la usa solo per giocarci. Aspettate che devo andare a prendere il Dyson perché il rullo non ce la fa. Ok, divano interamente pulito, ce l'abbiamo fatta. Oh no, non piangere, lo volevi sporco? Buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Anche la piccolina ha fatto colazione, vero? Si è mangiata la bruscina intera. Stamattina non ho avuto modo di fare pulizia in casa perché ha dormito tutta la notte. Non lo voglio dire. Comunque ha dormito tutta la notte. Non lo dico perché poi me la mando. E quindi stamattina comunque intorno alle 6 ha iniziato a svegliarsi, quindi sono rimasta lì vicino a lei, ma amore mio, ma guarda come si emoziona con tutti questi peluche. Sono rimasta vicino a lei perché ho detto magari si riaddormenta, in realtà poi si è svegliata, quindi boh. Allora, cosa volevo dirvi? Non mi ricordo più. Stamattina, abbiamo iniziato la giornata, con Omar iniziando a parlare, a discutere della questione stufa pellet o famoso camino a pellet. Nel senso che lui ieri, si è consultato con un muratore. Oh, con un muratore. Perché era un attimino il preventivo, per chiedere più che altro avere delle informazioni più dettagliate, per quello che dobbiamo acquistare, per quanto riguarda le dimensioni in base alla metratura dell'appartamento, e ci ha dato appunto delle indicazioni, perché Omar, sì, lui si arrangia a fare tutte le cose, però comunque se hai il consiglio, le linee guida di un esperto, sicuramente è meglio.
E abbiamo appunto iniziato a vedere, adesso soltanto online, diversi modelli di stufe e di camini a pellet. Ne abbiamo individuati alcuni, sia per quanto riguarda il camino, sia per quanto riguarda la stufa a pellet. E ne abbiamo trovati diversi modelli, costi più o meno flessibili, ci sono quelli che costano di più, quelli che costano di meno. E allora vi dico che al momento sono orientata per il camino a pellet, perché abbiamo trovato, si chiamano inserti, credo, non vorrei sbagliare, si tratta praticamente della parte dove c'è la fiamma, in pratica, dove poi tutto intorno andrà costruita la struttura in cartongesso. E io sono orientata più per quelli, però ho trovato delle stufe a pellet, non vi nego, che sono veramente molto belle e starebbero molto bene nel contesto. Però adesso vediamo un attimino, adesso ci facciamo fare il preventivo da questo muratore e vediamo, magari lui ci sa anche indirizzare un posto specifico, tipo fornitore, dove andare in modo da risparmiare qualcosina, che non è mai un male. E che altro volevo dirvi? Quindi niente, perché dobbiamo iniziare a valutare. So che è strano, magari mi starete guardando dal mare in spiaggia con 800.000 gradi e io sono qua che vi parlo di camini e stufe, però ragazzi siamo praticamente a metà agosto, che giorno è oggi? Il 10, e quindi dobbiamo iniziare un attimino a pensare, perché sapete che qua è una zona montana, quindi fa più freddo rispetto alla città e mi sa che il freddo arriverà, perché già adesso comunque noi dormiamo di notte con tutto quanto chiuso e ieri sera vi dirò che nonostante avessimo tutto chiuso avevo anche freddino abbastanza. Infatti, come avete visto, Angelica ha il pigiamino, manica lunga, pantaloncino lungo, perché di notte comunque vabbè che lei non si copre assolutamente, perché detesta essere coperta, però comunque fa più freddo, ecco. E niente, quindi stiamo valutando questa cosa qua. Altra cosa, probabilmente metteremo... Guardate. Cosa stai facendo, amore? Ah, i disegnini. Ah, i disegnini stai guardando, capito? Mamma mia, oh. Che belli quei disegnini. Vabbè, mi raccomando non cadere di faccia in avanti, perché ok che c'è il tappeto, però evitiamola questa cosa qua. Pua. Comunque vi stavo dicendo che per quanto riguarda camera di Angelica probabilmente metteremo una pompa di calore, perché il muratore ieri ci ha detto che la dimensione di stufa o camino a pellet che lui ci ha indicato è sufficiente per scaldare l'intero appartamento, perché comunque l'intero appartamento è tutto grande, è molto grande, tutto grande, però comunque è tutto su un piano, volevo dire, quindi è più semplice da scaldare rispetto magari a una casa a due piani. E l'unica che sarebbe, rimarrebbe un pochino più fredda, sarebbe la cameretta di Angelica, perché in base a come è strutturata la casa, infatti Omar ha mostrato a questo muratore la piantina, camera di Angelica è quella un pochino più esterna rispetto al resto della casa, rimane un pochino più confinata dall'altra parte rispetto alla stufa o camino a pellet. Però avendo appunto il balcone in prossimità della camera di Angelica, abbiamo in un certo senso una fortuna, perché possiamo mettere la pompa di calore. Pompa di calore sarebbe il condizionatore, in pratica, che emette aria calda, emette sia aria fredda che aria calda. Per la questione aria fredda non ne abbiamo bisogno, perché comunque qui è molto fresco, però aria calda sicuramente sì. E quindi probabilmente lì metteremo quello. Poi, per carità, abbiamo sempre il riscaldamento, però adesso i costi sono abbastanza contenuti, ma sicuramente non appena inizierà a far freddo inizierà di nuovo l'opera di furto e quindi aumenteranno nuovamente i costi alle stelle. Utilizzare semplicemente il riscaldamento per tutta casa equivarrebbe secondo me a spendere, non lo so, una rata di mutuo tipo mensile, quindi non ci conviene. Un conto accendere ogni tanto, un conto e avere invece un qualcosa di più economico che tenga calda la casa per tutto il giorno e anche soprattutto di notte.
Cosa stai facendo, signorinella? Cosa stai facendo? Sì, stai distruggendo la piantina. Io distruggo quelle vere e tu distruggi quelle finte. Vero? Cosa fai? Non si fa. No, non mi interessa che gli vuoi bene. È tutta finzione. No, no, è tutta finzione. Lasciala stare. Vieni qua. Sì, siete proprio belle insieme. Dai, vieni a vedere Masha e Orso. Vieni, su. Allontanati pure dai miei soprammobili. Forza e coraggio. Su. Niente da fare. No, 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 no. Fermina! No? È inutile che fai finta di niente, non devi toccare. No, papà, niente. Non mi interessa che fai la tenerina. Non si tocca. No. Stai ferma. Angelica. No. Guarda la faccia, guarda. No. Non è un giocattolo, ne hai 10 miliardi di giocattoli su questo tappeto. Eh? Cosa fai adesso, smonti il mobile? Vieni qui. Vieni qui. Niente, non mi interessa. Angelica. Fa la faccetta da tenerina. Amore, quella lì è la mia pianta nuova. Vedi? Non è il caso di ucciderla. Anche perché è finta. E l'ho presa apposta perché durasse. Però non avevo messo in conto il fatto di avere te. Vedete? Vedete? Ecco. Dai. Fermina un po'. Andiamo a fare un giro. Dai. Cosa vuoi fare? Shrek? Dove andiamo? Andiamo a spasso. Ma non mi tirare. Andiamo sul balcone? Andiamo. Niente, Shrek ha fatto proprio una brutta fine. Allora ragazzi, è mezzogiorno e un quarto. La nanetta mi ha trascinato in camera, perché sapete che adesso cammina, quindi mi trascina con la manina. E volevo andare a dormire, così l'ho messa a dormire. Ho sentito mia mamma che ci ha invitato a pranzo, e solo che devo vedere a che ora si sveglia, perché se si sveglia intorno all'una, solitamente a quest'ora dorme un'oretta, poi dipende dai casi, possiamo andare. Se invece si sveglia alle 2 o alle 3, no. Tanto comunque posso oggi, per fortuna, lavorare da casa, perché le cose un pochino più pesanti, un pochino più burocratiche me le sono sbrigate nei giorni scorsi, quindi oggi posso lavorare da casa. Intanto ho messo su l'acqua perché mi porto avanti e preparo la cena per stasera, preparo la pasta fredda col pesto. E così appunto stasera, sia che andiamo a Torino sia che rimango qui a casa, comunque devo lavorare, almeno quando arriva Omar facciamo il bagnetto di Angelica e abbiamo già la cena pronta, almeno non sto a impazzire. Cerco di portarmi avanti, almeno finché il tempo lo permette, puntiamo sulla pasta fredda che devo dire piace tanto anche ad Angelica. Comunque vi dico una cosa, l'altro giorno siamo stati all'Ipercoop e cioè sono matti, i prezzi sono lievitati, io non capisco una cosa, cioè hanno detto che hanno abbassato le aliquote sui beni alimentari, sui beni di prima necessità, ma com'è possibile che questi prezzi nei supermercati sono triplicati, continuano ad aumentare senza sosta? Allora, non vi dico una sciocchezza, abbiamo comprato
due pacchi di pannolini a mutandina, perché per Angelica uso quelli a mutandina dal momento che è dispettosa, quindi se vede che ha addosso quelli con la linguetta se li toglie. Invece con quelli a mutandina riusciamo a risolvere la questione, li tiene senza problemi e li trovo solo lì. Poi tengono molto bene, sono quelli della linea Coop, sono aumentati di 1 euro a pacco e praticamente già lì 5 euro qualcosa a pacco, vabbè. Comunque ho preso due pacchi di pannolini da 24 pannolini, ciascun pacco. Poi ho preso l'acqua micellare della Garnier, che è quella che utilizzo per struccarmi, scontata. Poi abbiamo preso, che cosa? Aspettate che devo fare mente locale. Una confezione di gelati biscotto di marca sconosciuta, non Algida, non marche conosciute appunto, quindi proprio quello che costava meno. E poi abbiamo preso due pizze surgelate, abbiamo speso 40 euro. Ho preso anche due confezioni di umido per Lisa e Carolina della Shiba, l'unica cosa di marca, abbiamo speso 40 euro. Anche lì, per quanto riguarda i pannolini, non abbiamo preso Pampers, Huggies o comunque marche super famose, ma abbiamo preso i pannolini linea Coop. 40 euro e qualcosa, cioè una cifra allucinante. In cassa sono rimasta a bocca aperta. E io con quella cifra da Eurospin ci faccio quasi 10 euro in più, con 10 euro in più ci faccio la spesa per una settimana. Infatti non andremo mai più a comprare lì, se non proprio per prendere cose necessarie, cose specifiche che magari vendono solo lì. È assurdo, veramente assurdo. Abbiamo comprato niente. Quando fai la spesa per una famiglia, allora con quanto te ne esci? Cioè ti va via uno stipendio praticamente solo per la spesa mensile. Sono veramente fuori di testa. Comunque, vabbè, piccola considerazione, che veramente devi fare attenzione a tutto. Tante volte mi viene chiesto, ma quanto guadagni su YouTube? Guadagnate proprio tanto perché stai facendo tutti questi lavori? Assolutamente no, ragazzi. Tutto quello che facciamo è frutto di anni, anni, anni di rinunce, di sacrifici e soprattutto ogni cosa che acquistiamo la acquistiamo con estrema coscienza, facendo più e più valutazioni, sia per quanto riguarda i vari materiali che riguardano la casa, come ad esempio il pavimento, il battiscopa, sia proprio negli acquisti giornalieri, come appunto il semplice fatto di andare a fare la spesa. Io valuto veramente tutto, e cioè, perché altrimenti se ti perdi di vista o comunque agisci un attimino con leggerezza, sei spacciato, perché tutto quello che hai guadagnato in un mese se ne va in cose futili, cioè assurdo, assurdo. It doesn't even make sense why I think about you. It was only one night, only that time, and it's not my style to be caught up in the middle like this. Cause now I dream about you. I was probably too drunk, it's blurry, but I've got the image of you running circles in my mind right now. And it could fade away, but it probably won't. Trovata sul letto che sbraitava nel suo dialetto con i suoi peluche in braccio, che si era appena svegliato. Cosa dicono questi peluche? Cosa dicono? Stai cercando altri? Tirati su, amore. Dove sono i tuoi amichetti? Dai un bacino. Thank you.
amore mio. Allora, comunque sono le due, quindi alla fine niente, rimaniamo a casa, vero? Adesso mamma ti fa fare la pappa immediatamente, che tanto è già pronta. Io ho preparato una bella frittatina che a lei piace tanto. E poi mamma si deve mettere a lavorare. Fai vedere i tuoi amichetti a tutti. Il mio cuoricino bello. Allora, siccome Angelica è stata bravissima e ha mangiato tutta la pappa, adesso le do un gelatino. Questi sono i gelati della linea Coppo di cui vi parlavo prima. Cioè, adesso sono andata ad aprirlo, guardate, è microscopico, cioè c'è ancora la confezione. Adesso tolgo la confezione e vediamo realmente quanto è grande. Ok, che adesso io lo devo dare alla bimba, quindi non mi occorre che sia grandissimo, però comunque, cioè, rendetevi conto della dimensione. Striminzito proprio. Arrivo. Cosa fai? Guarda, guarda, guarda. Dai, che abbiamo finito di mangiare, così abbiamo sporcato definitivamente quel pigiamino. Guarda che roba. Ma è normale? È normale? Se voglio avere i fantasmi in casa. Ecco, addio. Abbiamo sporcato definitivamente questo pigiamino qui, quindi adesso ci possiamo cambiare. Ok. Ma gli affari tuoi mai, vero? Guarda, guarda. Se non fosse resistente il pavimento a quest'ora, avrebbe fatto già una brutta fine. Dai un bacio alla tua mamma. Dai un bacio alla tua mamma, mi dai un bacio. Cosa devi fare? Dammi un bacio. No amore, ma non è il telefono, anche se senti nonna lì quando chiamiamo. Dammi un bacio. Dammi un bacio a tua mamma, come se fossi un peluche. Fai cara mamma. Cara, cara. Amore, non mi devi strappare le ciglia ogni volta. Ma non fa ridere questa cosa. Aia. Dai un bacio a mamma. Amore, mi hai sputato in un occhio. Ti piacciono le mie ciglia? Ti piacciono o ti fanno schifo? Amore, mi hai sputato di nuovo in un occhio. Arrivo. Andiamo. Arrivo, aspetta. Aiuto. Arrivo, amore, aspettami. Ehi, Siri. Chiama mamma. Intendevi mamma? Mamma, sì. Chiamo mamma cellulare. Mamma. Dimmi. Tua nipote mi ha chiuso in camera, non mi fa più uscire. Non c'è da ridere. Oh, signore. Ho fatto bene. Ma come? Mi sta... amore mio. Mi sta strappando il naso. Amore. Che da nonna oggi? Sì, comunque io sono sempre chiusa in camera. Cioè, avete finito di parlare voi due? Amore. Aiuto. Angelichina? Cosa sei che non ti sento più? Ti prego, non dare fuoco alla mamma.